Investito e preso a martellate da un automobilista, trasportato in ospedale il direttore del CONAD di Fermignano, soccorso da un operatore di Marche Multiservizi, arrestato l'aggressore. Oltre 200 persone alla manifestazione pro-Palestina, bandiere e striscioni a sit-in organizzato in piazzale Colenuccio a Pesaro. Tribuna, pista e nuovo impianto al chiuso, partiti i lavori allo Zingarini di Fano, ecco come cambia l'accesso al circuito. Incuria e ammaloramento dei muri di contenimento della Contessa, la CNA denuncia il degrado dell'arteria sul versante marchigiano, un danno che rischia di allungare i tempi di riapertura. Ancora atti vandalici contro i simboli di Pesaro, dopo la palla di pomodoro nel mirino dei vandali, le panchine di Piazzale della Libertà. L'impasto della giunta regionale, Acquaroli risponde, la squadra non è mai stata messa in discussione, dobbiamo rimanere concentrati sulle priorità. I residenti di Viale Cairoli a Fano si coalizzano contro il nuovo sottopasso in favore di una viabilità più sicura, ha costituito un nuovo comitato. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In apertura, l'aggressione avvenuta questa mattina intorno alle 6.45 a Fermignano ai danni del direttore del CONAD locale. È successo mentre quest'ultimo stava attraversando la strada a piedi per recarsi al lavoro. Alla vista di un mezzo che stava viaggiando a forte velocità avrebbe fatto cenno al conducente di rallentare, un gesto che non è piaciuto all'automobilista, il quale ha fatto retromarcia, lo ha investito e poi è sceso dall'auto e lo ha preso a martellate. Grazie all'intervento di un operatore ecologico che è prontamente intervenuto, si è evitato il peggio. Il 46enne trasportato in ospedale è fuori pericolo. È stato dimesso con una frattura dello zigomo e 13 punti di sutura in viso. Invece l'autista che si era dato alla fuga è stato arrestato, ma i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto mantengono il massimo riserbo. Quello che è accaduto questa mattina lascia tutti senza parole, lo ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi, che ha aggiunto: è un fatto di violenza, di una violenza inaudita e ingiustificata. Matteo, va tutta la mia solidarietà e un augurio di buona guarigione da parte di tutta la città. Voglio ringraziare anche l'operatore di Marche Multiservizi, ha concluso il sindaco, che ha soccorso Matteo e che ha prestato le prime cure. Ora andiamo in piazzale Colenuccio a Pesaro, dove venerdì scorso si è svolta una manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Oltre 200 partecipanti al presidio pro-Palestina che venerdì pomeriggio si è tenuto a Pesaro in un piazzale Colenuccio blindatissimo dalle forze di polizia. Il sit-in è stato organizzato da collettivi, spazi popolari e attivisti. I partecipanti hanno voluto dar voce alle proprie opinioni sul conflitto in corso tra Israele e Hamas e sulla tragedia umana che si sta consumando a Gaza. Il presidio si è svolto con tanto di cartelli, bandiere, striscioni, kefia e interventi, senza incidenti e momenti di tensione. La striscia di Gaza è una striscia, la parte più popolata del mondo, uno spazio di terreno di 8 km di larghezza per 42 km di lunghezza, che tiene 2 milioni e mezzo di popolazione, maggior parte, l'80% di loro sono profughi originari dall'attuale Israele, quindi profughi che hanno il diritto a lottare per tornare nella loro patria, loro vengono considerati terroristi che non combattono per la patria ma fanno la guerra giusto per farla contro Israele e sono chiusi a cielo aperto. Non hanno niente. Israele ha dichiarato, il primo ministro, che lì a Gaza non entra più niente, non funziona più niente, né acqua, né gas, né luce, né niente, né medicinali, né sani passaggi. Hanno bombardato il ponte di passaggio con l'Egitto e la gente adesso sta subendo le conseguenze. Io sono palestinese, sono originario di Gerusalemme e quindi, se figuri, sono più vicino a Betlemme che a Gerusalemme, però sotto Gerusalemme, araba parlando, e quindi io con Gaza ho soltanto il piacere di avere quella terra che combatte tuttora contro Israele, combatte, tendo a dire, contro il sionismo di Israele e ciò che fa Israele contro i palestinesi. Sono qua per cercare di dare voce al popolo palestinese, che al quale è stata negata voce, è stata negata la possibilità di vivere semplicemente perché gli è stato tolto tutto, vengono bombardate le ambulanze, vengono bombardati semplicemente anche le case dove vengono accolti i Gazawi che rimangono per strada, si ritrovano per
per strada fuori dai palazzi, perché sono la prima cosa che bombardano, per paura di morire e rimanere senza nulla, ma perché si ritrovano per strada ad aspettare la morte, solo questo. Noi siamo qua per non sminuire, come magari fanno i media italiani, né le morti israeliane né le morti palestinesi. Qui siamo per dire che la vita ha lo stesso valore per tutti, ed è importante ricordare che i palestinesi non sono di classe B e stanno lottando una guerra che va avanti da 75 anni e non è cominciata sabato, purtroppo. Noi siamo qua per manifestare solidarietà ad un popolo che in questo momento è praticamente imprigionato in un grande campo di concentramento a cielo aperto, a cui sono bloccati i viveri, i rifornimenti di gas, di elettricità. La striscia di Gaza è in questo momento completamente al buio e, come ha affermato la stessa stampa di Torino, quindi non giornali sospettabili di simpatie filo-palestinesi, in questo momento Israele sta condannando 2 milioni di persone a morire di fame e di stenti. Questo crediamo sia una forma essa stessa di terrorismo, perché mira a colpire direttamente la popolazione civile, e noi chiediamo che questo massacro cessi il prima possibile e venga ripristinato il diritto internazionale. Siamo chiaramente contrari ad ogni forma di attacco indiscriminato ai civili, non sosteniamo le posizioni di Hamas, ma pensiamo che sia comunque necessario, per raccontare quello che avviene nella striscia di Gaza, contestualizzare, parlare di che cosa significa vivere a Gaza, di che cos'è Gaza, cioè il più grosso carcere a cielo aperto, dove quotidianamente chi ci vive è sottoposto a vessazioni, arresti indiscriminati, a morte, perché poi i massacri sono all'ordine del giorno. Meno di 2 anni fa eravamo qua in piazza, sempre a Pesaro, per parlare di quello che accadeva nei territori occupati illegalmente da Israele, a Sheikh Jarrah, per quella che era appunto la politica criminale colonialista di Netanyahu. Ancora oggi siamo qui per dire che è importante il contesto, è importante raccontare quello che subisce il popolo palestinese da sempre. Riaprire la Flaminia per poi doverla chiudere di nuovo è l'interrogativo che la CNA di Cagli Cantiano pone in merito ai lavori in corso per la riqualificazione e la messa in sicurezza del viadotto e della galleria della Contessa. L'associazione infatti denuncia il degrado dell'arteria sul versante marchigiano. Valdarelli, in che condizioni versa la galleria della Contessa e quali sono le vostre preoccupazioni? Allora, venerdì ho fatto un sopralluogo sollecitato dai miei imprenditori associati nel lato Contessa, però lato marchigiano, che da Cantiano va a Gubbio. Perché nell'altro lato so che i lavori stanno andando avanti, vanno avanti 6 metri al giorno, così mi hanno riferito, quindi perlomeno il cronoprogramma che si era stabilito con la giunta regionale, con l'assessore Baldelli e con l'ANAS, quindi sembra che stia andando avanti. Adesso aspettiamo ai primi di novembre un incontro per dirci lo stato dei lavori. A me non preoccupa il lato umbro della Contessa, ma come vedranno anche i cittadini, mi preoccupa il lato marchigiano, perché ho fatto un sopralluogo, personalmente sono andato, perché io prendo visione personalmente della situazione, ho camminato per circa 1 chilometro, ho constatato delle, diciamo, situazioni un po' anomale. Faccio un esempio: il muro di contenimento che contiene la scarpata, io mi sono avvicinato e ho tirato giù con le mani una parte di intonaco, e ci sono degli evidenti buchi nel muro. Questo mi ha preoccupato. Seconda cosa, c'è un guardrail che secondo me è obsoleto, tutto arrugginito. Se dall'altra parte abbiamo una bellissima strada, non capisco perché non sostituiscono il guardrail. L'asfalto deve essere sistemato, la segnaletica deve essere sistemata. Addirittura, come vedranno anche i cittadini nella foto, mi sono trovato anche una discarica, mi sono trovato un water. Allora cosa sono preoccupato? Vuol dire che di qua, nel lato marchigiano, non c'è attenzione. E faccio un invito anche alla provincia di Pesaro Urbino, al presidente Paolini, che si confronti in modo attento con il suo collega. È chiaro che la strada è dell'ANAS, però qui parliamo anche diciamo della provincia di Pesaro Urbino, quindi è molto importante questa cosa. Come si vede, ancora salendo la strada ci sono i lavori dell'alluvione, quindi non vorrei che per i prossimi tempi, diciamo, si rispettano il cronoprogramma, ci troviamo poi, come si apre la Contessa, ci troviamo che qua serve un semaforo, oppure addirittura rischiamo di avere un blocco dei lavori. Cioè dopo il danno c'è anche la beffa. Quindi allungando anche i tempi. Ma certamente allungando i tempi. Noi abbiamo dei tempi ben precisi. Allora, c'è garantito dicembre.
Noi bisogna che, diciamo, i primi dell'anno, considerando che ci sarà la neve, ci sarà il tempo brutto, noi dobbiamo avere la certezza. E se questi lavori nel lato marchigiano non sono neanche appaltati, non c'è, c'è solo una recinzione che indica all'impresa che fa i lavori, ma non si vedono i lavori, cioè io attendo risposte da chi di dovere, prima dall'ANAS, poi anche, diciamo, dalle autorità competenti. E però per questo chiedo al presidente Paolini che scriva al presidente della provincia di Perugia per capire come stanno le cose. Si deve creare anche un rapporto istituzionale tra le due province. Vandali ancora in azione a Pesaro dopo lo sfregio alla palla di pomodoro. I vandali hanno preso a calci e martellate le panchine della zona mare. Il servizio è stato curato da Marco Lonigro. Non si ferma la mano dei vandali contro i simboli di Pesaro presenti in Viale Trieste e nei dintorni. Dopo lo sfregio alla palla è toccato alle panchine dell'Arenco con l'effigie dei leoni alati in Piazzale della Libertà. Si tratterebbe forse delle solite gang di giovani e giovanissimi vandali. Per fare chiarezza sulla vicenda sono in corso le verifiche e l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Una raffica di martellate per i leoni alati, calci invece per la parte in legno, un'azione ovviamente non gradita dall'amministrazione comunale. Un ulteriore utilizzo, diciamo, incivile da parte di qualcuno che ancora non sappiamo chi è, di questi spazi pubblici. Abbiamo visto un'altra panchina completamente rovinata, non per frutto del caso, ma con qualcuno che è andato lì proprio con quelle intenzioni. Una panchina che sono quelle donate dall'Arenco, e per cui l'Arenco è sempre stata molto anche disponibile e generosa anche negli interventi di manutenzione che si sono susseguiti. Adesso la porteremo via perché così non può stare e cercheremo di intervenire. È chiaro che non può essere il comune, quindi tutti noi, a dover pagare per colpa della deficienza di qualcuno. Novità importanti per quanto riguarda la palla di pomodoro, il simbolo della città pesarese sfregiato nei giorni scorsi con dei graffi sul bronzo. Abbiamo insieme al vice sindaco Daniele Vimini fatto un sopralluogo con dei restauratori per capire innanzitutto anche qual era lo stato delle incisioni che ci sono state. Per fortuna sono incisioni poco profonde, però stiamo valutando l'opportunità di provvedere ad un restauro importante anche in funzione della capitale italiana della cultura. Infine un semplice ma chiaro appello da parte dell'assessore del comune di Pesaro, Riccardo Pozzi. Sicuramente c'è un lavoro importante che va fatto sulla responsabilizzare le persone sull'utilizzo delle cose comuni. Alla fine a pagare siamo tutti e non è giusto. Giusto che chi rispetta le regole si debba trovare a dover contribuire a pagare della deficienza di queste persone. Mi viene da dire, fare un appello a questo punto più nei confronti di chi vede cose che non devono essere fatte, di comunicare alla polizia locale. Quella, voglio dire, la palla di pomodoro, quella piazzale Libertà è un piazzale che in queste settimane di tempo bello è stato sempre molto frequentato, quindi chi vede cose che vengono fatte come non devono essere fatte, di avvisare subito le forze dell'ordine, la polizia locale, in modo tale da intervenire ed evitare di trovarsi in queste situazioni spiacevoli. Atti vandalici anche a Fano, vi mostriamo le foto che sono state scattate da una nostra reporter di strada in Piazza dell'Unità d'Italia, che ritraggono una panchina e un cartello stradale divelti. Speriamo che il comune intervenga presto, ha scritto la telespettatrice, vista anche la presenza della scuola primaria e dell'infanzia. Rimaniamo a Fano, oggi sono partiti i lavori annunciati alla pista d'atletica Zengarini. Sentiamo dall'assessore Brunori in che modo cambia l'accesso al circuito. Oggi partono ufficialmente i lavori all'interno dell'impianto d'atletica Zengarini, lavori che consisteranno appunto sia nella riqualificazione della tribuna, nel rifacimento di tutto quello che è la pista, ma anche nella realizzazione di un nuovo impianto a latere, un impianto al chiuso, indoor, dove appunto la disciplina dell'atletica potrà meglio esprimersi e anche specializzarsi, e nello stesso tempo che potrà essere anche questo spazio al chiuso ospitare altre discipline sportive, quindi
farne un polo di integrazione sportiva a tutti gli effetti. Per quanto riguarda che cosa cambierà da oggi, tutti quelli che sono gli atleti all'interno che hanno in seno, diciamo, la gestione potranno continuare ad utilizzare sia il circuito della pista che il pistino laterale sino a fine dicembre, perché gli interventi inizialmente interesseranno la tribuna, quindi cominceranno a lavorare da lì gli addetti ai lavori e smantelleranno anche tutto quello che è il muretto che separa oggi il circuito d'atletica con quello che prima era invece l'area deputata al tiro con l'arco, dove domani invece sorgerà la nuova struttura. Chiaramente per questo periodo, proprio per mettere in sicurezza il circuito, abbiamo predisposto un'ordinanza che prevede la chiusura del circuito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, mentre il sabato dalle 8 alle 14, la domenica sarà tutto aperto. Quando parlo della chiusura del circuito parlo naturalmente di tutto il circuito Marconi che è attorno alla Zengarini, quindi solo di quell'anello lì, perché i mezzi transiteranno all'interno per dare maggiore agevolezza. Da Fano a Vallefoglia, dove sabato scorso è stata simbolicamente consegnata alla comunità l'area del bunker di Montecchio dopo i lavori di sistemazione che l'hanno interessata. Gli interventi hanno riguardato i lavori di messa in sicurezza, di riqualificazione e posizionamento di una nuova staccionata che delimita il camminamento della zona per raggiungere il rifugio bellico realizzato durante la Seconda Guerra Mondiale e ritrovato nel settembre del 2021. Dopo la benedizione impartita dal parroco Dollino è stata deposta una corona d'alloro. L'iniziativa è poi proseguita in chiesa dove è stata celebrata la funzione religiosa. Cambiamo argomento. La Regione Marche questa mattina ha presentato un piano triennale per le politiche attive del lavoro per il quale vengono destinati circa 350 milioni di euro. I dettagli nell'intervista realizzata all'assessore Stefano Aguzzi. Avevano piani annuali. Abbiamo pensato in questa fase di portare avanti un piano, diciamo così, shock, un fortissimo investimento per stimolare il mercato del lavoro ed cercare di fare di tutto per inserire il maggior numero possibile di persone nel mercato del lavoro. Un investimento di 350 milioni di euro in 3 anni, un piano triennale che non veniva realizzato dal 2014, l'ultimo piano era stato pensato nel 2012 fino al 2014, poi non era più stato previsto piano triennale, ma solo piani annuali. Questo era molto limitativo perché non dava, diciamo, la possibilità di programmare anche a tutte le agenzie per il lavoro, le imprese stesse, gli enti formatori. Quindi un piano triennale che si basa sul coinvolgimento anche del settore privato, quindi le agenzie private per il lavoro oltre ai nostri centri per l'impiego, il rapporto duale di inserimento, diciamo così, nella formazione, cioè avvalersi proprio dell'ingresso direttamente in impresa di chi è che porta avanti i corsi di formazione lavoro, la creazione di impresa, quindi gli incentivi alla creazione di impresa, ecco tutta una serie di investimenti, di fattori, un forte investimento sugli ITS. Quindi usufruire da qui di 16 milioni di euro di PNRR per portare a 26 corsi formativi rispetto ai 15 attuali che si sta svolgendo nella Regione Marche. Quindi una fortissima spinta all'incentivo, diciamo così, di inserimento nel mondo del lavoro di chi ha difficoltà a trovarlo e a stimolare fortemente anche coloro che ci sono anche nelle Marche che i famosi NEET vengono definiti, non studiano più, non frequentano corsi di formazione, non cercano lavoro, sono, diciamo così, persone in attesa. Ecco, stimolare questa parte e cercare in tutti i modi di far sì che l'incrocio domande-offerta, cioè le figure che servono alle imprese, siano quelle figure che noi riusciamo a formare attraverso i nostri corsi di formazione per essere poi inseriti all'interno del mondo del lavoro. E a margine di questa conferenza stampa il presidente Francesco Acquaroli ha risposto ai giornalisti sulle voci di rimpasto della giunta regionale che riguarda in particolare due assessori della Lega. La squadra, ha detto il governatore, non è mai stata messa in dubbio. Sentiamo. Nelle ultime settimane ci sono state un po' di fibrillazioni qua in regione. A che punto siamo? Ci sarà il rimpasto? Non ci sarà? La squadra regge? Ma guardi, io sono convinto
che tutti abbiamo lavorato sempre per cercare di dare le risposte necessarie alla nostra comunità, e sono convinto che intorno a questo principio, come è avvenuto prima nelle settimane che lei ha citato e anche dopo e anche durante la fase, continueremo su questa falsa riga. Non vedo problemi di nessuna natura, vedo veramente una squadra che vuole impegnarsi nel pratico per dare le risposte in un momento dove ci sono in atto due guerre e delle crisi internazionali geopolitiche molto forti. C'è un'inflazione, c'è il costo dell'energia, il costo delle materie prime, il costo del gasolio, della benzina che tocca in tante regioni, per fortuna nella nostra regione siamo sotto i 2 euro, ma in tante regioni ha superato addirittura i 2 euro, credo che tutti noi dobbiamo rimanere concentrati su quelle che sono le priorità. E al di là di quelle che possono essere state le battute e delle situazioni, tutti abbiamo continuato sempre a lavorare per la nostra regione. La squadra quindi è totalmente confermata a tutti gli assessori? Io credo che la squadra non sia mai stata messa in dubbio da nessuno. Grande affluenza di cittadini in tutte le sedi dei Vigili del Fuoco della provincia di Pesaro Urbino, rimaste aperte al pubblico in occasione della giornata conclusiva della settimana della protezione civile. Nel corso delle visite sono stati illustrati gli automezzi di soccorso, le attrezzature e i compiti istituzionali dei pompieri, nonché le attività svolte quotidianamente durante le emergenze. Oltre a suscitare la curiosità dei piccoli, notevole è stato l'interesse degli adulti sui temi della protezione civile, come i possibili rischi e i comportamenti da tenere in caso di emergenza. Ad Ancona il personale dell'Associazione Nazionale ha aperto le porte del Museo Storico dei Vigili del Fuoco. La realizzazione dell'evento è stata possibile grazie anche alla disponibilità del personale libero dal servizio. A Fano, dopo il comitato dei residenti del centro storico, è nato quello di Viale Cairoli, con l'intento prioritario di ottenere la revisione del progetto del nuovo sottopasso ferroviario, ma non solo. Massimo Foghetti. Un certo numero di piante. Lato Monte sono. Nato in seguito alle dimostrazioni che si sono organizzate in modo spontaneo da parte degli ambientalisti per difendere gli alberi di Viale Cairoli, in procinto di essere abbattuti, per poi lasciare il posto al nuovo sottopasso, il comitato dei residenti dello stesso viale si è presentato oggi alla città. Lo ha fatto nella chiesa del Suffragio, tramite il portavoce Alberto Torta e altri due rappresentanti, Francesca Uguccioni e Sonia Caselli. Rappresentando al momento 37 residenti, il comitato intende farsi interlocutore nei confronti dell'amministrazione comunale, non solo per ottenere un progetto del sottopasso meno impattante, ma anche per risolvere tutta una serie di problemi che in questo momento degradano quello che potenzialmente è uno dei più bei viali di Fano e rappresenta un collegamento importante tra centro storico e mare. E chiediamo di ripensare il progetto, rivederlo in maniera più ottimale dal punto di vista architettonico, perché ci sembrano 136 metri molti snaturano completamente la struttura architettonica del viale Cairoli, che ricordiamoci è un viale storico, con macchine sempre più grosse, biciclette elettriche che ormai sfrecciano anche sui viali pedonali, richiedono un ripensamento complessivo della viabilità del viale Cairoli, che ricordiamoci è strategico per accedere al Lido. E voi come residenti soffrite anche molto il problema dei parcheggi in occasione degli eventi che si svolgono al Lido? Certo, questo è un grosso problema, perché quando si fanno manifestazioni bellissime, d'accordo, facciamole, ma quando richiamano migliaia di persone al Lido, tutto ciò che sta intorno nella zona Lido è occupato da macchine. Molto spesso si è costretti ad andare i residenti sono costretti ad andare a parcheggiare in Viale della Giustizia, quando forse un parcheggio più vicino potrebbe essere quello della Liscia. Speriamo che l'amministrazione e speriamo anche che le altre forze politiche recepiscano alcune di queste nostre preoccupazioni e le facciano proprie. È uno dei viali più belli di Fano, non capisco perché venga lasciato in queste condizioni di degrado.
In 350 tra atleti, camminatori e bambini hanno partecipato al trofeo Lamberto Tonelli, la manifestazione podistica che si è disputata nelle vie del centro storico di Fano. Il percorso prevedeva per i più allenati la 9,5 km e per gli altri i 5 km. La gara ha visto trionfare Davide Poggi con il tempo di 32 minuti e 56 secondi, mentre per la categoria femminile ha vinto Ana Nanu con il tempo di 39 minuti e 35 secondi. Entrambi gli atleti sono dell'Atletica Rimini Nord Sant'Arcangelo. Primo tra i fanesi e secondo classificato assoluto Gianmarco Bertini del gruppo podistico Fano Corre. Invece la squadra più numerosa è risultata il gruppo podistico Lucrezia. Infine il team event maschile, cioè la somma dei tempi dei primi 5 atleti e quello femminile, le prime 3 atlete al traguardo, se lo sono aggiudicati il gruppo podistico Fano Corre. Ad imprezzire la competizione i riconoscimenti messi a disposizione dell'Avis Fano per la donatrice e per il donatore più veloci, assegnati a Chiara Mainardi dell'Avis Aido Urbino e Gianmarco Bertini di Fano Corre. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri ad Alfredo Ruca e Katia Del Monti, residenti a Fano, che sabato scorso hanno festeggiato le nozze d'oro. Auguri da parte degli amici, dei familiari e dal gruppo Sempre Noi. Tra poco le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sulla presentazione del progetto relativo al lungomare di Sassonia. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti.